YouTube questa sera e sulla mia pagina Facebook Giorgio Stocco Libero. Quindi, Fantastico, fantastico. no, stavo dicendo come battuta, dottor Muller, che lei ha un cognome di un grande giocatore della Germania degli anni 70, Sì, che è ho Gerhard sentito. Muller, ecco, quindi ci ha fatto soffrire come nazionale, insomma. Allora, voi intanto, io vi ho conosciuti qualche, diciamo, ormai mese fa, 2 o 3 mesi fa. Quando è stato, dottoressa? A gennaio, mi pare, a febbraio, quel convegno che avete partecipato a Udine, no? E Mi lì che c'è. sembra che era a febbraio, se Era non erro. febbraio, no? Che lì ci siamo conosciuti e mi ha così, sono stato un po' innamorato del vostro, uso sta parola qua, fra virgolette, innamorato del vostro intervento perché avete detto delle cose molto, molto interessanti che io condivido poi. E allora abbiamo deciso di fare questa intervista, questo incontro. Dopo il dottor Muller, ovviamente anche i dottori si ammalano, è stato un po' ammalato, quindi ok. Adesso il dottor Muller sta tutto bene? È passato Sì, grazie tutto? mille, Ok, grazie, tutto a posto. perfetto. Allora mi sono così chiesto, ma intanto voi fate parte di un'organizzazione, non so, di un'associazione che si chiama Si chiama la Comunità di Etica Vivente. Ecco, però etica vivente, che però ci sono questi scienziati per la pace, no? Bravissimo, sì, all'interno della comunità noi proprio ottobre scorso abbiamo Sì. organizzato un convegno internazionale Sì. dove proprio l'argomento principale era scienziati per la pace, dove hanno preso parte moltissimi scienziati internazionali, tutti orientati per la pace, ovviamente. Certo, e quindi ecco, scienziate per la pace, praticamente cosa vuol dire allora, tanto per iniziare il nostro incontro, il nostro chiacchierare, dottoressa? Sa, io penso che la pace è ovvio, tutti teniamo, ci teniamo e vogliamo che ci sia pace sulla terra, però quando parliamo della pace, effetto della non guerra, sarà un effetto collaterale quando gli uomini di buona volontà, scienziati in particolare, lavorano in base dell'etica. Ogni qualvolta che l'essere umano si discosta dall'etica, purtroppo possibilità della guerra ci può essere. Ora, questa guerra in maniera più visibile è guerra tra i popoli che vediamo. Però quando noi parliamo dei scienziati per la pace, stiamo Sì. parlando di una cultura scientifica basata sulla pace, Certo. portando appunto questa nostra visione, anzi la visione del dottor Müller, che è la visione interscalare della vita. A proposito di interscalare, dottor Muller, lei ovviamente sta facendo delle ricerche che fanno parte del suo lavoro poi, sulla cosmologia interscalare. Ecco, la prima domanda che vi voglio fare, che le voglio fare, dottor Muller, è proprio cos'è la cosmologia praticamente interscalare? Sì, Domanda da $1.000, non per lei, ovviamente. una buona domanda, grazie mille. Infatti, questo argomento che abbiamo scelto è molto attuale e possiamo dire caldo. Parliamo della verità nella scienza moderna. Se cominciamo con la cosmologia, la cosmologia moderna si comprende come una branca della scienza fisica, in particolare dell'astronomia. E studia la cosmologia, studia le strutture più grandi nell'universo, galattiche, extragalattiche, per comprendere l'origine, evoluzione e
possiamo dire, destino finale dell'universo. Certo. Il problema è che è difficile comprendere la natura dell'universo considerando solo le scale più grandi. Ecco perché tali modelli cosmologici non possono essere considerati completi. Anche le loro affermazioni sull'origine, evoluzione, destino finale dell'universo dovrebbero essere percepiti con uno sano scetticismo. Il concetto della cosmologia interscalare supera questa carenza, possiamo dire. La base di questa cosmologia nuova, interscalare, è lo studio dell'universo in tutte le scale, non solo nelle scale più grandi, Sì. considerando che ovviamente nell'universo non ci sono scale più o meno importanti. E così, la spiega matematicamente in che modo le scale, per esempio, subatomiche e quelle galattiche, sono direttamente correlate alla vita in quanto fenomeno cosmico. Così, questa visione, la visione interscalare del mondo, apre anche un enorme campo di ricerca, con nuove, scoperte, e probabilmente potrebbe diventare un nuovo paradigma scientifico. Certo. Mi sono dimenticato prima di dire, di presentarvi in maniera ufficiale, perdonatemi, ma mi sono proprio dimenticato, letteralmente dimenticato. Il dottor Muller praticamente ha lavorato nell'ex Unione Sovietica, faceva parte del centro spaziale appunto dell'ex Unione Sovietica, ha lavorato nella propria nazione, anche la Germania. Se deve aggiungere qualcosa, dottore, lo dica, non c'è nessun problema. E invece la dottoressa Leili è un medico chirurgo, ginecologa, naturopata, che studia ovviamente l'essere umano nel suo essere. Ecco, perdonatemi questo bisticcio di parole, perché credo che per un medico non sia solo se uno ha mal di cuore che ci sia lo specialista del mal di cuore, e se uno ha mal di fegato ovviamente che ci sia quello che cura il fegato, ecco. Quindi credo che l'essere deve essere curato o guarito nella sua interezza. Ho detto giusto, dottoressa, dottor Muller? Beh, assolutamente. Guardi, le vite sono lunghe, le storie sono lunghe, però io ne Certo. sono molto grata. Comunque ci ha fatto una splendida La presentazione. ringrazio, E dottoressa. forse posso aggiungere una piccola Certo. cosa. Io, dottor Muller, amiamo moltissimo definirci come dei due ricercatori liberi. Sì. Non facciamo parte di nessun tipo di organizzazione ed è questo ci rende veramente molto liberi anche nel campo della ricerca. E quindi Assolutamente. noi possiamo fare delle ricerche o degli studi che non danno nessun profitto economico, che però assolutamente sono la ricerca della verità. E Assolutamente, quindi certo. forse ci tenevo a sottolineare questo, quindi quello che noi andremo a dire oggi sono proprio il risultato delle nostre, di una vita di ricerca, su questi argomenti. Certo, e veniamo a lei, dottoressa, no? Perché il dottor Muller ha parlato della cosmologia interscalare, però anche lei ha fatto questo tipo di percorso sulla medicina, cioè la cosiddetta medicina interscalare, quindi penso che abbia lo stesso valore della cosmologia in teoria. Ci spieghi magari lei nel suo percorso, dottoressa? Beh, io vorrei partire un po' da Sì. lontano. Io, come lei ha detto prima, vengo dalla Persia, un Sì. paese che ha un
amplissima cultura sulla medicina naturale e sono nata in una famiglia dove mia mamma applicava la medicina Sì. naturale ricevuto per conoscenza, per con non conoscenza attraverso gli studi, ma del passaggio dai anziani a quelli più giovani. Quando ero piccola sognavo di diventare medico perché pensavo, beh, dobbiamo smettere usare le erbe o i rimedi, neanche conosciamo il loro nome. Non deve esistere questo, deve essere un percorso scientifico, realmente scientifico, che porta l'uomo a curarsi. E proprio con questo sogno sono diventata il medico. La medicina, quello che ho scoperto nel percorso universitario, in primis, che purtroppo potrei dire 95%, e sono generosa quando dico così, Certo. delle patologie non conosciamo le loro origini. E sempre mi sono chiesta, se non conosciamo l'origine, come possiamo curare? Noi curiamo il sintomo, ma non curiamo la patologia. Certo. Infatti la medicina classica, quello che viene applicato tutti i giorni nei nostri ospedali. Pronto? Giola? Giola? Si è interrotto Skype? Oddio mio. Poi della cellula, Eccola. poi la molecola. Analizzando, sì, Sì, ci diceva? siamo. Mi era sparita. Analizzando delle interazioni. No, c'è Mi qualche. sente? Adesso sì, c'è qualche problema su Skype, molto probabilmente, dottoressa. Vediamo se. Ah, sì? Adesso non la sento più. Pronto? Non mi sente? Adesso sì. Io la sento. Però vai e viene, dottoressa. No, adesso a posto, È a Giovanni. posto? Ok, mi hanno detto che è a posto. Vada, dottoressa. Ok, meno male. Dicevo che sempre questa medicina diventa sempre più raffinato, Sì. ma sempre più analitico. E quindi finiamo di avere una visione sempre più concentrata su una posizione molto locale. Perdiamo la visione dell'uomo nel suo insieme. E questa visione, diciamo, analitica, è andata anche sulle nostre terapie. Noi abbiamo oggi le terapie, si fa a livello molecolare, si fa a Sì. livello genetico, però qualche volta lo applichiamo sulle persone che non ricordiamo la loro identità. Chi sono? Da dove vengono? A quale paese appartengono? E da quale famiglia provengono e qual è il loro rapporto con loro stessi e la natura che la circonda. Ecco, io quando sono uscita dalla scuola medica, anche operando nel campo medico per molti anni, ho fatto chirurgo, questo mi mancava perché quello che scoprivo, che la stessa patologia in due persone differenti e provenienze differenti aveva un significato totalmente differente. Alcuni anni fa ho incontrato la scienza interscalare, grazie a dottor Müller. Sì. La scienza interscalare rinclude l'uomo non soltanto con l'organo malato nell'uomo insieme, ma include l'uomo stesso nelle scale maggiori dalle quali fa parte e lo connette anche con le scale minori che lui stesso incorpora. Così riposiziona l'uomo in quell'universo al quale noi apparteniamo e al quale noi rappresentiamo solo una delle sue scale. Quindi direi che addirittura questa visione interscalare mi ha dato possibilità di passare Sì. Certo. da una medicina integrata, che per esempio la visione orientale della medicina lo presentava. Medicina interscalare mi ha portato a una visione, direi, olistica. E quando dico olistica, vuol dire l'uomo dentro i regni della natura, l'uomo dentro il pianeta, l'uomo dentro il nostro sistema solare nel cosmo stesso. Quindi, Così dottoressa. lei. Sì, No, prego. volevo solo dire che rientra questo tipo
di studi, di percorsi, eccetera, in una medicina o comunque in una situazione universale dell'uomo che è all'interno appunto di tutto ciò. Quindi l'uomo Assolutamente sì, assolutamente. Sai, qui io quello che a me dispiace moltissimo, e si è sempre dispiaciuto nella pratica clinica, in collaborazione con i miei colleghi, quando una paziente noi non riuscivamo a trovare la causa della malattia, chiamiamola così, Sì. si veniva targato di origine psicosomatica. E poi dopo niente, il rimedio quale poteva essere soltanto di origine chimico. Ed è questo io sento troppo riduttivo. L'essere umano è un ologramma che dentro di sé ha tutto il sistema solare. Certo. Era troppo riduttivo. E proprio questo, diciamo, la visione interscalare personalmente mi ha reso molto soddisfatto, soprattutto perché dà una spiegazione scientifica della connessione tra varie parti. Dall'aspetto subatomico a quello galattico. Finalmente la corteccia cerebrale è felice perché riesce a comprendere queste connessioni e quindi usarli per avere una me metodologia diagnostica, ma anche terapeutica molto più diverso, molto più ampio. Certo, vi faccio fare delle domande perché Siamo sempre ecco, connessi? sì, no, no, c'è mia moglie che mi aiuta nelle domande perché io non ci vedo più di tanto e quindi mi aiuta un attimino a sviluppare le domande, a farvi delle domande. Vai Giola, alzati il microfono però. Da dove volevi Sembra parlare? connessi. Dopo la interscalare, medicina interscalare, subito dopo, vai. Allora, con questo pa nuovo paradigma può influenzare la ricerca scientifica in campo della salute? Questa è rivolta a tutti e due, non lo so chi può rispondere. Questo nuovo paradigma della medicina interscalare, come influenza la ricerca scientifica nel campo della salute? Avete sentito la domanda, dottoressa e dottor Mule? Pronto? 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 C'è problemi? Pronto? C'è problemi con Skype? Non lo so, no. Mi dà ancora in attivo. Pronto, dottoressa? Dottor Muller? Proviamo a chiudere. Si interrompe Skype, oggi va proprio così, così Vabbè. è, e deve... Pronto? No, adesso provo a richiamare. Ah, ok. Come Vediamo si... se riusciamo... le tecnologie oggi vanno così e colà, non si riesce a... Vediamo se... Altrimenti facciamo col telefono, Giola. Dai, prova. Proviamo a vedere se riusciamo a sistemare le cose. E purtroppo dovete scusarci, ma d'altronde... Ci riesci? Un attimo che mi ricollego. Allora... Vediamo se Intanto stiamo parlando con... connessione in corso, non siamo senza connessione, non riusciamo a connetterci. Metteci. Niente. E col telefono? Col telefono sì. Dai, prova col telefono, dai. Facciamo col telefono, vediamo se mi risponde la dottoressa. Intanto stiamo parlando con la dottoressa Leyli Kohrabi, è una iraniana che sta facendo questo percorso di medicina interscalare per la salute dell'uomo. Insieme a lei c'è il dottor Art Muller che ovviamente sta facendo un percorso di cosmologia interscalare, che riguarda ovviamente sempre l'uomo. Ecco, vediamo un attimino se riusciamo, almeno col telefono. Ecco, dottoressa, Sì, la sento. purtroppo Skype non riusciamo a connetterci, non lo so,
D'altronde facciamo lo stesso col telefono se... Ma per lui va bene se per lei va Sì, bene. ci va benissimo. Purtroppo le tecnologie oggi ci È tradiscono. così, è così. È così. Ne siamo diventati schiavi, ma purtroppo non siamo adulti. D'altronde è così. Va bene. Stavo prima di... perché c'era mia moglie che mi aiutava nel farvi le domande perché ho problemi di vista, dottoressa e dottor Muller. E quindi c'è mia moglie che mi aiuta e in regia mi aiuta appunto a formulare un'altra domanda. Vai, Giola. Allora dice, come questo nuovo paradigma della nuova medicina interscalare può influenzare la ricerca scientifica in campo La del... mi dispiace, la sentiamo malissimo. Mettete vicino. Io sono vicina al coso. Allora, come questo nuovo paradigma può influenzare la ricerca scientifica in campo della salute? Oh, ma senza dubbio lo può veramente influenzare molto, perché nella visione interscalare, la vita, parlo con V maiuscola, Sì. è la comunicazione e cooperazione. Quando la comunicazione tra varie scale è aperto, allora diciamo la vita è fluida e noi lo chiamiamo la salute. E ogni qualvolta che la comunicazione viene violato o interrotto, appare la malattia. Allora, se io ho questa indicazione e paziente che viene da me per un mal di stomaco o una ulcera gastrica non è uguale a un altro paziente, Certo. pur avendo la stessa cosa. In questo caso, io vado a studiare questo paziente sulle sue scale, vedere come funziona. Cioè, vado a vedere sul piano psichico Sì. questa persona chi è, come si vive e qual è la sua relazione con il mondo, qual è la sua cultura di provenienza, quali sono la sua alimentazione e quali sono i, tra virgolette, microorganismi che vivono nel suo corpo perché è differente da un altro. Ed è questo ci apre veramente grandissime possibilità. Le mie possibilità diagnostiche assolutamente, totalmente sono differenti rispetto a un medico che ha una visione puramente, diciamo, materialistica. Certo. Beh, la domanda che più che altro, più che una domanda, è una considerazione che voglio farle, dottoressa, che allora, quando che la cosiddetta medicina convenzionale o tradizionale, ortodossa, chiamiamola come vogliamo, se a lei viene, per esempio, va citato, io dico, vabbè, se da lei viene uno che ha purtroppo un tumore, quindi non è detto che a quella persona gli va bene la chemioterapia, ma potrebbe andare bene, non lo so, un altro metodo. Importante che guarisca, quindi essendo i 7 miliardi, siamo 7 miliardi di individui che siamo assolutamente diversi, simili. Ma diversi, dottoressa. Guardi, non parlando solo di tumori, io parlando in Sì, generale, sì, e una sì. cosa lo sottolineo continuamente, Sì. la terapia realmente deve essere personalizzata. Certo. Non è possibile avere dei protocolli che devono essere applicati su tutti ugualmente. Questo è sempre un grande errore, perché ogni essere umano, ogni patologia è differente dall'altra. E la visione interscalare ci obbliga a questo, perché ogni paziente va riestudiato rispetto a se stesso. E bisogna ragionare fuori dai protocolli. Io, questo ai miei colleghi li spaventerà molto questa affermazione, perché questo porta a noi, intanto, quando riceviamo una paziente, a dimenticarci di protocolli. Certo. Quindi stare con la persona, ma soprattutto assumerci la responsabilità di orientamento terapeutico che lo diamo.
E questo oggi la medicina legale non sarebbe per niente d'accordo con me. Lo so. Dice che se tu segui il protocollo sei salvo, se non lo segui allora saranno cavoli tuoi. Io mi rendo conto di essere un medico fuori dalla media, però questo è il mio pensiero comune. Parlo anche di una semplice influenza, eh. Certo. Il suo discorso, diciamo che fa parte di tutta la medicina a 360 gradi, e quindi mi rivolgo a tutti e due, ovviamente, al discorso dei vaccini che oggi in Italia, ma non solo in Italia, 10 vaccini mi pare, sono obbligati a tutti i bambini che vanno dai 0 ai 16 anni. Quindi vuol dire per un essere umano come che è il bambino in divenire che potrebbe causare magari niente, però altri bambini più deboli o comunque che hanno degli anticorpi diversi o che ne so io, altre situazioni diverse, potrebbero causare delle malformazioni o anche addirittura dei danni cerebrali o addirittura anche dei morti. Guardi, anche qui le vorrei aggiungere solo una piccola osservazione. Gli Sì, esempi in medicina ce ne sono tantissimi. certo. Una cosa che ho imparato, gli antibiotici, i vaccini, il chemioterapico, di per sé non è né buono né cattivo. Anzi, grazie alla medicina moderna che li ha scoperto, quello che è cattivo è applicazione di massa che non funziona. Io sono, per questo dico, sono contro i protocolli. E ogni medico deve visitare ogni paziente come se fosse nuovo. Ogni giorno noi cambiamo. Oggi la medicina lo sa perfettamente che le nostre cellule del corpo in 3 anni si rinnovano totalmente. Però se il mio paziente dopo 3 anni torna da me, magari ha lo stesso mal di stomaco, a mio parere, gli do la stessa terapia. Questo non funziona. Questo è il Certo. mio parere e proprio per questo penso che abbiamo bisogno di una rivoluzione nel paradigma medica. Non soltanto Müller è più forte su questo, dice che bisogna cambiare paradigma scientifico. Io lo puntualizzo a livello medico, ciò non vuol dire cancellare quello che abbiamo conquistato, Assolutamente. ma metterlo in giusta prospettiva, non diventare assolutista, non essere pro e contro, ma tenere presente sempre tutte le possibilità e dare tutte le possibilità al nostro paziente, compreso chemioterapico, Certo, però non seguendo protocolli. assolutamente sono d'accordo, dottoressa. Cosa vuol dire allora, dottor Muller? Qui la dottoressa ovviamente ha spiegato un nuovo paradigma medico, diciamo, no? Ma scientifico, allora, un modello nuovo scientifico. Dal suo punto di vista, dottor Muller, cosa significa? Prima di tutto è un argomento che possiamo dire è la ricerca della verità. Sì. È un argomento molto complesso, ma come diceva l'astronauta della missione Apollo 13, James Lovell, Houston, abbiamo un problema. E il nostro problema quotidiano è che siamo catturati nella matrix della scienza accademica. E qui intendo l'unificazione globale della visione del mondo. Oggi sono i mass media che formattano i nostri pensieri Certo. e convinzioni scientifiche, anche filosofiche e certamente mediche. Per esempio, quando i mass media gonfiano le teorie altamente speculative dei buchi neri, della materia oscura, eccetera, Sì.
propagano i deliri dell'attacco preventivo nucleare e dell'invasione umanitaria. Loro fanno il lavaggio dei nostri cervelli e diffondono lo spirito di paura, sfiducia e aggressività. E nello stesso tempo i mass media unificano la visione del mondo. Cioè, il pensiero unico, quindi, dottor Muller. Sì, questa unificazione globale della visione del mondo, in verità è una parte essenziale della globalizzazione del mercato. Il potere e il controllo mentale funzionano meglio se tutti hanno lo stesso modello della realtà, Certo. e non importa se il modello è vero o no. Qui sta appunto, lei l'ha citato, i mainstream o comunque i mass media, come si dice, quindi c'è la manipolazione ovviamente del pensiero. Noi siamo entrati in questa gabbia, io la chiamo gabbia, ma alla fine è la stessa cosa, da un Matrix, in cui siamo tutti lì, e chi che viene fuori da questo Matrix, Platone la chiama caverna, viene fuori Sì, dalla certo, caverna, sì. Non è un praticamente idioma. siamo da TSO, praticamente, dottor Muller. Sì, la maggioranza della gente infatti vive in questa Matrix, è Esatto. una realtà virtuale Sì. che percepiamo come reale durante la nostra vita. Solo che il potere aspetta un comportamento standard: produrre, consumare, confermare e obbedire. Sì, nella visione dei giocatori globali, siamo solo una risorsa autoreplicante, del loro profitto e carne da canone. Esatto, in Veneto si dice carne da canone, che è la stessa cosa, carne da canone, praticamente l'ho detto in Veneto. E quindi dal suo punto di vista, dottor Muller, cosa potrebbe fare un popolo o più popoli per venire fuori da questo modello chiamato Matrix o gabbia o quello che Dovremmo essere consapevoli che viviamo nelle condizioni dell'economia virtuale. Suona come un pesce di aprile, ma anche viviamo nella democrazia virtuale. E quindi non è sufficiente produrre e consumare di meno o eleggere uno o altro gruppo politico. Dobbiamo uscire da questo Matrix da soli e nessuno può fare questo lavoro per noi. È anche importante comprendere che a Matrix è nella nostra coscienza. È costruito da autoillusioni. Una bugia, per esempio, una bugia frequentemente ripetuta diventa credibile. E questo i giocatori globali conoscono bene e usano quindi i mass media per il lavaggio del cervello ogni giorno. Assolutamente, io la porto, dottor Muller, perché noi abbiamo un amico in comune che si chiama Massimo Mazzucco, no? Lei ha lavorato appunto al centro spaziale dell'ex Unione Sovietica. Quello che si sta oggi, praticamente entriamo nei 50 anni, si dice, dallo sbarco sulla Luna, no? Avvenuto appunto il luglio, 11 luglio mi pare, se non vado errato, la data.
Si dice che non si è mai andati sulla Luna. Dai suoi studi, professore, dottore, anche perché appunto avendo lavorato al centro spaziale dell'ex Unione Sovietica, quello che Massimo Mazzucco ha fatto in un video può essere veritiero o comunque c'è qualcosa che non gira dalle sue informazioni, dalla sua sapienza, dottor Mula? Questa è la domanda, dove veramente siamo nell'esplorazione spaziale. Sì. In realtà, non solo nell'esplorazione spaziale, ma anche nel campo, di ricerca spaziale, siamo, nello stato iniziale di questo sviluppo. Per esempio, ci siamo mai chiesti perché la Stazione Spaziale Internazionale orbita la Terra all'altitudine di 400 km. Un'orbita così bassa, 400 km, è la distanza tra Roma e Firenze. Certo. Il punto è che già all'altitudine di 500 km l'atmosfera e il campo magnetico della Terra sono così deboli che le radiazioni cosmiche possono danneggiare la vita umana. E secondo una dichiarazione ufficiale della NASA, tutt'oggi non esiste una protezione abbastanza leggera e mobile. Ecco perché ancora l'uomo non può superare questa altitudine, e tanto più che visitare la Luna. Nel 1969, Sì. questi fatti già erano conosciuti. Tuttavia, per esempio, le tute lunari degli astronauti della missione Apollo erano fatti di latex e di nylon, di peso totale 28 kg, come la tuta di un pilota militare. Mancava anche un sistema per la raccolta degli escrementi. Escrementi, certo. Sì, non solo nelle tute, ma anche nel modulo spaziale. Secondo voi è possibile andare in bagno, non andare in bagno per 9 giorni e 10 notti? È dura. Così voci malvagi affermano che il programma Apollo era forse uno spettacolo mediatico che ha iniziato la storia moderna della manipolazione attraverso i mass media. Si può anche comprendere perché sotto il protesto mondiale contro la guerra in Vietnam, gli Stati Uniti hanno avuto bisogno di un'idea distraente che occupa la mente della popolazione mondiale. Qui vorrei sottolineare, 2 volte che nei mass media queste affermazioni sono chiamate teorie cospirative. Ma nello stesso tempo, nel 71, gli Stati Uniti hanno dichiarato la fine del gold standard e aperto l'era dell'economia virtuale, il Certo. nuovo ordine del mondo. Sta parlando di Bretton Woods, dottor Mulè. Sì, ok. Oggi abbiamo Elon Musk, che gioca con il modello della sua nave spaziale, che dovrebbe portare la gente più ricca su Marte. Come idea non è così male, è un bel affare. Un mese fa nel Twitter lui dichiarò che il razzo marziano sarà costruito di acciaio, lo stesso materiale che si usa per le pentole. Gli scienziati indipendenti non commentano questo spettacolo, ma solo ridono.
come diceva Giordano Bruno, la verità non cambia perché è o non è creduta dalla maggioranza della gente. Certo. Come abbiamo visto, il profitto non guida alla verità, che deve essere, secondo noi, deve essere motivazione che anima ogni ricerca scientifica. E secondo noi la verità nella scienza, nella ricerca scientifica, è connessa profondamente con l'etica. Cosa c'è di vero, dottor Muller, quando che si dice che, almeno in Italia è successo così, che la medicina, scusi, la scienza non è democratica? Qui c'è qualcosa che non mi quadra, perché credo che lei e anche tantissimi suoi colleghi magari avete delle visioni diverse e siete assolutamente dei ricercatori e quindi dei scienziati. Quindi quando che uno dice che la scienza non è democratica, non credo che sia corretto dire una cosa del genere, dottor Muller. Sì, io vorrei proporre un altro punto di vista, un'altra prospettiva, una prospettiva ancora più ampia, perché secondo me la prospettiva politica è troppo piccola. Noi abbiamo bisogno di una visione planetaria. Nella visione planetaria, quando possiamo raggiungere questo livello della coscienza, adesso anche possiamo comprendere che l'umanità ha bisogno di pace e non i conflitti politici e tutto questo casino. E proprio questo è la nostra visione che vogliamo lavorare in questa direzione, nella direzione di una coscienza planetaria, anche di una responsabilità planetaria, non una responsabilità che può raggiungere solo il livello politico. Certo, mi c'è qualche domanda, Giola, impreparata? Parlava dell'acceleratore di particelle e dei buchi neri. Ecco, sì, se può ampliare questo discorso, dottor Muller, perché ormai siamo quasi alla fine della trasmissione e io volevo anche rinnovare a voi, tutti voi, a due, sia alla dottoressa Leide e anche a lei, dottore, di fare un'altra trasmissione magari fra un mese, perché di cose credo che ne abbiamo da dire, anzi ne avete da dire tantissime, e quindi io vi rinnovo questo invito fra un mesetto circa, per avere ancora più notizie da parte vostra, che credo che siano sempre dei pezzi di verità, io li chiamo, che ovviamente ci stimolano alla nostra ricerca e al nostro percorso assolutamente spirituale, materiale e ovviamente di avere un pensiero libero. Ecco. No, ma noi ne siamo molto felici perché l'unica cosa di quale ne siamo convinti che il vero sapere è quello che porta a giusta azione, ma vero Certo. sapere, non illusione di sapere. È proprio nella direzione alla quale stiamo lavorando e quindi con grande piacere abbiamo voglia di condividerlo con chiunque ha voglia di sentire e collaborare in Assolutamente, io vi ringrazio tutti e due di accettare questo mio invito, magari il primo lunedì del mese di maggio. Quindi si tratta del 6 di maggio, se non vado errato, sempre alla solita ora,
E ovviamente questa volta speriamo che le tecnologie non ci tradiscono. Dottoressa, allora per finire volevo sentire da parte vostra, dal dottor Muller, praticamente questa dei buchi neri e delle cosa sono e cos'è l'altra domanda, geola e particelle? Con piacere, E quelle delle particelle facciamo la praticamente. prossima volta, no? Sì, facciamo anche la prossima volta se vuole. Quindi ampliamo No. anche il discorso, ovvio. Però prima proprio citiamo un attimino queste cose, tanto per cosa sono i buchi neri, per capire, dottor Muller. Dopo, fra un mese magari, lo ampliamo il discorso, ecco. Sì, ha capito, professore, dottore? Ok, facciamo adesso, no? Sì, proprio gli ultimi 5 minuti, dopo il mese prossimo, lo ampliamo ancora di più il discorso, ecco. Cosa sono i buchi neri, professore e dottore? prima di tutto, se vogliamo accettare il punto di vista scientifico, dovremmo imparare a distinguere sempre tra i modelli teorici e i fatti osservabili, i fatti misurabili. E così questa differenza tra modelli teorici e fatti è una cosa cruciale nella scienza. E se parliamo dei buchi neri, anche della materia oscura, la prima domanda dovrebbe essere: loro sono reali o esistono ancora solo nei computer dei teorici? E la seconda domanda, perché i mass media, tuttavia, li vendono come realtà? Storicamente è così che quando la scienza usa un linguaggio speculativo, parlando delle entità non misurabili, quando la realtà è esclusa dalla percezione cosciente, significa che stiamo assistendo a una decadenza. Così, per esempio, arriva un scienziato generoso come Stephen Hawking, che si attiva per calmare le nostre ansie. Lui ha la soluzione di come uscire da un buco nero e può condividere questa conoscenza con i credenti, bisogni come noi. E nella fantasia malata di giocatori globali, l'arma di distruzione di massa di nuova generazione è un buco nero artificiale. La radiazione di Hawking di un buco nero imploso è molto peggiore che un attacco nucleare. E costruendo acceleratori di particelle, i fisici nucleari ora stanno lavorando sulla realizzazione di questo incubo. E, se per esempio guardiamo un acceleratore di particelle, gli acceleratori di particelle sono le più grandi macchine mai costruite dall'umanità. La dimensione di, per esempio, dell'acceleratore Large Hadron Collider di CERN
sotto la città di Ginevra la dimensione di questo acceleratore è 27 chilometri. Cosa stanno facendo lì? I mass media dicono che gli scienziati cercano nuove particelle. Il costo dell'acceleratore è circa un miliardo all'anno. Tutti questi Di dollari, dottor Muller? soldi solo per la produzione di alcuni articoli scientifici. Bisogna essere molto ingenui per crederci. Attualmente la più famosa particella è il bosone di Higgs. In verità il Higgs non è stato scoperto, ma creato nell'acceleratore. Questa particella non esiste in natura perché non è stabile. Probabilmente mai sentito, capisco bene. Il bosone di Higgs ha una vita media di un yocto secondo. Yocto non è una parolaccia, ma un'unità estremamente piccola. Un yocto secondo è 0, con altri 23 zeri. Quindi il Higgs è estremamente instabile. Inoltre il Higgs porta un'energia gigantesca. Allora, a che cosa può servire una materia che porta un'energia gigantesca essendo estremamente instabile? La storia insegna che grandi progetti nella fisica delle alte energie tendono a sviluppare armi di distruzione di massa. Certo. Adesso il CERN vuole costruire un acceleratore per superare l'immaginabile, uno grande di 100 chilometri, così che quello attuale di 27 chilometri sembra un esperimento scolastico. Vediamo a confronto 27, 100 chilometri, anche se pensiamo sulla spesa annua. Un'altra cosa, i fisici nucleari ora stanno cercando di ricreare le condizioni del Big Bang, questa esplosione iniziale che forse ha creato l'intero universo. Cosa posso dire? In bocca al lupo? Senta, dottor Muller, io intanto la ringrazio assieme ovviamente alla dottoressa Leili. Ovviamente noi ci sentiamo il 6 di maggio, riprendiamo sia nella parte medica e sia anche nella parte scientifica, un po' di qua, un po' di là, perché credo che avete tantissime cose ancora da dire, perché i vostri argomenti sono, poi mi piacciono personalmente, ma penso che piacciono anche ad altri che vogliono assolutamente sapere e prendere consapevolezza in che stato viviamo, in che mondo viviamo, e abbiamo l'obbligo, per lo minimo l'obbligo, il dovere più che obbligo, di informarci. E noi, Con grandissimo piacere, e vorrei già prenotare di tornare a parlare del ruolo della scienza e pace sul nostro pianeta, perché è un argomento di estrema urgenza e importanza, che dovremo sicuramente ritoccarlo, se lei è concorso. Assolutamente, noi ci sentiremo magari una settimana prima, dottoressa. Concordiamo appunto l'argomento, e ok, poi io vado un po' a braccio, e quindi magari farò anche delle domande anche banali, ma insomma io voglio sapere anche domande. Le domande non sono mai banali,
Mai, 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 quindi mai smettiamo a domandare e quindi ci ritroveremo per chiacchierare insieme della scienza e della pace. E io vi ringrazio di nuovo della vostra disponibilità e a risentirci il 6 di maggio. Dottoressa, lei è dottor Grazie Art. Com'è in italiano il nome Art, mille. dottore? Hartmut Müller. Sì, ma cosa vuol dire in italiano Art, Murt? Cos'è Armando? Non lo so. Cuore di leone. Cuore di leone come Riccardo, cuor di leone, dottor Muller. La saluto tutte e due, grazie, siete simpaticissimi. Grazie, grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie mille, arrivederci. A risentirci, C'è arrivederci. la mia regia che poi mia moglie, arrivederci. La saluto, arrivederci. Arrivederci, Di arrivederci. nuovo, di nuovo. Che ora abbiamo fatto il giorno? Abbiamo fatto le 3 e mi dispiace che non abbiamo fatto questa diretta Facebook, ma sarà la prossima volta perché comunque questi due ricercatori liberi, come si considerano loro, di così ne